Ma in effetti tutte e tre le performance hanno come filo conduttore il libro, la cultura. Anzi, anche, partendo proprio dall'alfabeto, perché i tre autori si presentano in ordine alfabetico. Rossini stesso produce il proprio lavoro con gli autori di cui gli ascoltatori vedranno il video in ordine alfabetico, da Arendt a Nietzsche. Quindi c'è un senso, c'è un filo conduttore molto rigoroso. È stato molto bello collaborare con loro proprio nella loro ricerca, anche perché effettivamente ognuno di loro ha tratto dalla biblioteca di Genova, che custodisce 650.000 volumi, quello che per loro rappresentava in quel momento l'essenza di quello che volevano dire in qualche modo. E quindi il loro. Ognuno di loro, Rossini, ha tratto i volumi appunto per la sua performance, 5. E c'è stata la ricerca nel settore invece dei giornali, quindi L'emiroteca, certo. l'emeroteca. Abbiamo per Angelo Pretolani che appunto ha deciso di puntare sull'allunaggio il 20 luglio del 69 quindi, ed ha squadernato una grande raccolta appunto dei giornali di quell'anno della Gazzetta del lunedì. E la Manuela Marco ha fatto una ricerca proprio sul database, anche perché era appunto a Torino, quindi io chiaramente l'ho aiutata a Genova, però fisicamente, e sui testi appunto femministi, quindi seguendo tutto un suo discorso che fa da sempre, da quando ha cominciato a fare performance, si può dire, cercando, vedendo i testi, diciamo, fondamentali del femminismo all'interno della nostra collezione, diciamo, cosa c'era e cosa mancava, no? Questa differenza. Io proprio Manuela Macco ho visto nella sua performance, intanto non tanto l'aspetto diciamo catalogico, perché ha attinto i codici diciamo, di conservazione dei volumi, il loro luogo fisico, quanto proprio un'idea di ricostruzione dell'epidermide. Si è fatta una pelle di lettere, di sillabe, di codici alfanumerici, di codici di riconoscimento, ecco. Si è fatta quasi libro, il corpo come palinsesto, poi ancorandosi al terreno, sempre utilizzando questi frammenti che ha ricomposto su se stessa. Eh sì, lì c'è un po' un discorso abbastanza particolare, perché lei ha incollato sul proprio corpo, no? In qualche modo le etichette dei corpi dei libri, e sul proprio corpo quelli che ha trovato, quindi la collocazione dei volumi rintracciati, dei testi femministi rintracciati all'interno della nostra biblioteca, li ha attaccati al proprio corpo. E poi le etichette bianche finali sono i testi che rappresentano, sarebbero quelli che non ha trovato. Queste etichette bianche rappresentano i volumi che non ha trovato, che diciamo, avrebbe pensato di poter trovare e che in qualche modo rappresentano un qualcosa che ha ancora al suolo, che non fa procedere e quindi qualcosa che manca, insomma. Beh, oppure qualcosa che verrà, cioè i testi che Oppure qualcosa che verrà, quelli che devono devono essere essere, scritti. perché no, qualcosa che deve essere comprato, può essere, chissà, per future acquisizioni. E perché c'è appunto questo rapporto tra corpo libro e corpo del performer, che viene molto evidenziato in tutte e tre le performance.
Però ecco, questo uso del corpo come strumento di espressivo, come linguaggio espressivo, che poi è un altro denominatore comune con le altre performance, perché Pretolani, ora passo così, se non ti spiace, al secondo, con Extraneous, lui arriva come Atlante che regge il mondo portando sulla testa un cuscino su cui è scritto Extraneous, e quindi una frase, una parola riconoscibile. È misurato, quasi immobile, i suoi gesti sono lenti, e questo è anche un altro strumento comunicativo. Poi estrae da se stesso la pigna e lo specchio, deponendoli sul cuscino che a sua volta è deposto sulla pagina dedicata all'allunaggio del 69, come un sacerdote, perché questo tavolo è un altare, un piccolo altare su cui celebrare un rito, e devo dire che ho visto nelle altre due performance lo stesso atteggiamento, diciamo, tra virgolette, sacerdotale. Certo. Sì, sono tre riti dedicati in qualche modo a Dio Libro, si potrebbe dire. La religione della cultura. Sì. Però in fondo Rossini compendia tutto questo con questo profano che si legge dietro il suo movimento, quasi un avvertimento, che non è contrapposto a sacro, perché è tutto sacro invece. Già il luogo, che era un luogo, un albergo non è certo un luogo sacro, ma viene trasformato come biblioteca in una sorta di tempio. Sì. Sì, anche l'aspetto, l'atrio della biblioteca si presta molto a questo, anche proprio architettonicamente, con le sue colonne imponenti, no? Il tempio in qualche modo. Poi lui ha dei richiami, mi piacerà chiederglielo, sì. Dei richiami evidenti a un rito religioso, perché il pane della cultura, cioè cibarsi della cultura, spezzare il pane, certo. È quasi una comunione, se noi dovessimo riferirci alla liturgia cattolica, però credo che sia presente poi in altre religioni tutto questo, senza voler per forza indicare nel sacro il motivo principale della performance, però c'è, certo. Anche per questi autori, come dicevi, discosti, un po' eccentrici, quasi di moda 40-50 anni fa, molto profondi però. Sì, sì, che rappresentano dei pilastri per un certo modo di fare teatro, di fare cultura, no? Perché sono un po' la base, no? Di tutta una serie di movimenti, appunto sempre di avanguardia, di performativi, di spettacolo, diciamo, riferimenti come il teatro povero di Grotowski, o che chiaramente la performance è diversa dal teatro, però sicuramente ci sono queste basi, insomma. E poi c'è anche Hannah Arendt, che in tutto questo rappresenta in fondo l'idea del dubbio. Sì. Cioè la motivazione, Hannah Arendt al processo Eichmann è presente come testimone e documentarista, e a un certo punto comincia a pensare: io ho ragione, certo, sono nel giusto, ma quanto il giusto a un certo punto lascia il passo a qualcosa di diverso, cioè la banalità del male, ecco. Sì, 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 ogni autore dei cinque autori di Rossini identifica poi un settore, no? In qualche modo importante della cultura, la crisi appunto del pensiero occidentale che viene rappresentata da Nietzsche, l'erotismo di Bataille, e abbiamo sono tutti un po' monumenti, sono sacri in qualche modo, e
e vengono percorsi in questo percorso appunto dal fondo, no, della sala, ognuno omaggiato, ognuno appunto si rappresenta il nutrimento che ognuno dà alla persona. Sui monumenti fanno la cacca i piccioni. Sì. Quindi ogni tanto bisogna anche pulirli. Eh sì, c'è anche questo discorso del che non è tutto così perfetto e non deve esserlo, no? Che, il nostro corpo non è perfetto. Però l'esecuzione sì. Quello che mi ha colpito positivamente, oltre i contenuti e la struttura delle performance, è stato proprio il rigore dell'esecuzione. Non c'è una sbavatura, sono state preparate minuziosamente. La performance è un lavoro strutturato, fatto, preparato con cura, con rigore, con una ricerca importante, e l'esecuzione deve essere adeguata. Sì, per me è stato bellissimo poter contribuire in piccola parte, no? Proprio nella ricerca fisica quasi all'interno della biblioteca, assistere alla loro ricerca, alle minuzie della loro ricerca, chiedendo alla Manuela Macco che cosa effettivamente avrebbe fatto, c'è sempre il discorso che la performance viene fatta una volta sola e non, in realtà si può sapere esattamente, ma in realtà poi viene tutto preparato e quindi quello che si deve verificare si verifica. Sì, ci sono performance che necessitano di anni di preparazione mentale, perché poi appunto una performance può durare anche pochi minuti, certo, o addirittura una manciata di secondi, ma con una preparazione dietro. Sì, queste tre sono state tutte sicuramente molto, hanno avuto un anno di tempo tra l'altro per svilupparsi, però rappresentano veramente un percorso di ricerca. Infatti sono pieni di simboli. Sì. In tutti i sensi, anche non facili da decifrare, ma questo poi sta nella capacità dell'artista di spiegarli in un momento successivo e anche nella capacità di chi osserva poi di comprenderne alcuni, se vuole comprenderli, oppure godersi la performance come atto creativo. Non pensare ad altro, non cercare motivazioni, indirizzi, profondità che ci sono, ma non necessariamente debbono emergere. Diciamo, la situazione che si è vissuto quella mattina in cui si sono verificate, in cui si sono realizzate le performance, è stata di concentrazione assoluta e anche di un filo. Si poteva avvertire che li univa, perché proprio i tre artisti hanno anche delle cose comuni che condivisono come modo di fare, no? Per cui si è potuto proprio vedere ognuno di loro interpretare il concetto di biblioteca, di libro, di rapporto col proprio corpo e poi anche questo tema dell'estraneità, no? Dell'estraneo, dell'essere fuori da, però allo stesso tempo dentro, al limite. Questo senso è emerso un po' in tutti i tre realizzazioni. Beh, per Manuela Macco l'estraneità potrebbe... Ora, lì c'è il tema del femminismo. Esatto. Cioè, l'identità... L'identità della donna, l'esclusa, no? Lei ha fatto una ricerca sull'esclusione dalla biblioteca di certi titoli piuttosto che di altri, portandoli sul proprio corpo, rappresentando. Beh, Pretolani ha da anni una ricerca sotto il selciato, c'è la spiaggia, per cui scavando trovi una dimensione diversa che emerge in tutti i suoi lavori, sì, sia cartacei, sia performativi, sia visivi. È un professionista che sull'estraneità tutto sommato lavora da molto, perché certo, anche l'idea di passare da una dimensione all'altra, di rovesciare,
sotto le pietre le foglie. Sì, e lì c'era pure una dimensione, in questo caso anche un po' ironica, no? Perché questo allunaggio, questo, c'è questa sottilissima ironia, no? Beh, siamo su un altro mondo. Un altro mondo, no? Proprio in senso letterale, quindi, un altro pianeta, come si chiama, su un altro pianeta. Beh, un satellite, però, satellite, sempre, però, sempre sfera è. Sfera è lontana, lontana, insomma. Poi il titolo di Rossini, che è profano, che significa essere fuori dal tempio, letteralmente, dal latino. Essere fuori, però, poi in qualche maniera, perché fuori dal tempio, nella simbologia cattolica, non per volerla comunque tirare in ballo di nuovo, c'è la cacciata dei mercanti dal tempio. Gli artisti, in effetti, dal tempio cacciano i mercanti, che ci si infilano comunque. Per esempio, guarda, volendo comunque infilarci qualcosa, non me ne vogliano gli tre autori, Angelo Pretorani prende questa fascia e la trasforma in sudario. È una sorta di sindone che porta con sé. Ma l'idea di portare... Io ho visto alla Biblioteca Universitaria delle mostre di fotografia e presentazioni di libri, quindi i libri in una biblioteca sono a casa loro. L'idea di allestire mostre fotografiche è intelligente, però è un'attività comunque statica, perché si appiccicano al muro, certo. È una lettura per immagini. La performance è una bella sorpresa, intanto perché la performance è importante e spesso non sottovalutata, poco conosciuta. Poco conosciuta. No, no, questo è stato sicuramente una piccola illuminazione che abbiamo avuto dopo tanto tempo di chiusura oppure di apertura limitata. Peccato che è arrivato anche il Covid a bloccarci, nel senso, cioè, eravamo pronti a partire, insomma, con molti eventi, con un nuovo schermo grande che poi ha utilizzato Roberto Rossini. E credo che in tutto questo comunque la presenza non visibile di Virginia Monteverde come promotrice sia tutt'altro che trascurabile, perché poi la gallerista o l'impresario, perché se vogliamo spostare in termini teatrali, ha una sua valenza piuttosto marcata, cioè è riuscita a mediare tra l'idea di arte e un luogo che l'arte la vive soltanto sugli scaffali quando si estraggono dei cataloghi. Certo, sì, sì. Questo è stato sicuramente, è anche importante questo, no? Come biblioteca è anche un luogo dove appunto c'è una certa rigidità, insomma, di strutturale, e è difficile muovere una biblioteca verso l'esterno, e noi abbiamo cominciato un po' a muoverci quando, per dire, senza nulla togliere ai precedenti direttori, però quando è arrivata da Roma la direttrice Certa Petrollo, che ha cominciato, ha portato la biblioteca a Camogli, per dire, a fare una serata di poesia addirittura su una terrazza bellissima a Camogli, e quindi bisogna ringraziare questo direttore attuale, Paolo Giannone, che appunto si è ulteriormente aperto alle idee. E questo sicuramente delle performance all'interno della biblioteca è affascinante, e si spera che abbia un suo prosieguo. Sì, se posso citare un paio di aneddoti, io non sono un frequentatore di biblioteche per esperienza personale. Da studente, la prima biblioteca che ho visitato era, diciamo, abitata da un commesso, da un bibliotecario, non so come chiamarlo, che per prima cosa mi disse: cosa fate qui? Invitandoci ad andarci. Siamo venuti a studiare.
E non è l'unico, perché anche nelle biblioteche universitarie, negli istituti, e non era facile entrare. Sì. Anzi, meno ci si andava, meglio era, per non turbare una quiete che doveva essere polverosa. Mentre mi piace questa idea di aprire le biblioteche ad altre esperienze, come succede anche per alcuni musei che hanno ospitato mostre o altre rassegne. Certo. È un modo di attivare la cultura, di renderla più fruibile, ma non più interessante perché in qualche maniera divertente, no, anzi, è anche più difficile da cogliersi, però offre più opportunità, dà più pagine. Certo, sicuramente io ho vissuto anche, ho lavorato per 23 anni in soprintendenza a Palazzo Reale e anche lì appunto il problema dei beni culturali in Italia è anche, e lo è ancora tuttora, questo di essere soprattutto mirati alla conservazione e mentre la parte appunto di fruizione è sempre stata passata un po' diciamo sotto traccia, ecco. E invece è molto importante aprirsi, di questi tempi non ne parliamo neanche, insomma è fondamentale. Io spero che i tre artisti e Virginia Monteverde poi spieghino quello che io non sono riuscito a dire, forse anche perché non l'ho capito, perché per carità l'ho trovate interessanti e non mi azzardo però a interpretarle. Hanno una capacità di produzione di idee enorme, cioè in ciascuna di esse c'è un universo letterario, artistico, filosofico, sociale, antropologico, che in fondo viene sintetizzato in ogni gesto, però è ampio. Poi sono gesti, atti, proposte universali in tutti i sensi. Sì, io sono perfettamente d'accordo con te. E credo che non sia neanche così comune trovare questa densità di significato e di precisione e allo stesso tempo di evocazione, anche di rinvio, insomma, di questa profondità. E va bene, dopo aver viaggiato anche nello spazio, torniamo con i piedi per terra. E quindi ci salutiamo. Grazie. Grazie a te.